presidente Lucio Alfieri, BCC Buccini e Comuni Cilentani, partner di questa splendida manifestazione che è Baccanalia, che anche quest'anno ha avuto un successo notevole. Sì, siamo all'ultima serata, siamo stati già qua nelle altre giornate, proprio perché è molto bello trascorrere qualche ora in questa splendida location a mangiare prodotti del territorio. Ecco, un modo importante di valorizzazione dei nostri territori, dei nostri prodotti. Queste sono quelle iniziative che ci piacciono. Quest'anno abbiamo voluto essere non semplice sponsor, ma abbiamo voluto iniziare un percorso con il comune e con la Proloco per dare un seguito anche alla manifestazione. Infatti ci daremo appuntamento subito dopo, qualche giorno dalla fine della manifestazione, già per capire in che modo poter favorire sia la ristrutturazione di ulteriori grotte. Faremo dei prodotti specifici dal punto di vista bancario per favorire chi vorrà ristrutturare le grotte, e poi cercheremo anche di favorire qualche start-up di giovani per consentire di aprire qualche attività economica anche nel periodo che non è quello di Baccanalia, ma nell'altro periodo dell'anno. Infatti è proprio l'importanza di smuovere questo evento fuori del periodo di questi 5 giorni e quindi far diventare questo quartiere la vetrina dei prodotti del territorio. Sì, noi più volte abbiamo ribadito un concetto. Noi abbiamo splendidi luoghi, quindi dei paesaggi molto belli, la natura sicuramente è stata favorevole e con prodotti che sono veramente buoni, però più che cercare soltanto di pubblicizzare questo tipo di prodotti e raccontare, noi dobbiamo fare in modo che questi prodotti siano diciamo la particolarità per permettere poi di creare quell'indotto economico che consente non solo di poter raccontare la bellezza, ma di creare delle opportunità economiche. E questo dovrà essere l'impegno della banca, dei comuni, creando quelle giuste sinergie per favorire appunto economicamente tutte quelle attività che, partendo appunto anche da queste iniziative, poi possono trovare invece dei riscontri importanti per consentire anche ai giovani, ma a chiunque, di creare delle attività tipiche del nostro territorio. Una domanda non al presidente Alfieri, ma a Lucio Alfieri: che cosa ha mangiato di buono questa sera? Ma diciamo che io sono una buona forchetta e quindi sicuramente formaggi e salumi sono buonissimi, carne e quindi le grigliate. Io sono un fans però dell'impiccato, di questo caciocavallo che viene un po' poi spalmato sul pane. Ho provato anche i fusilli, c'è l'imbarazzo della scelta. Essendo però poi pure ciclista, diciamo che tutto quello che mangio domani lo andrò un po' a smaltire in bicicletta, percorrendo un po' le strade del nostro territorio. Giuseppe Tuozzo, vicepresidente della BCC Buccino Comuni Cilentani. Siamo qui a Baccanalia, all'ultima serata, un grande successo di questa manifestazione che vi vede partner ufficiali. Sì, partner ufficiali di questa grande manifestazione, quest'anno veramente dei numeri eccezionali, un grande successo per il territorio, siamo molto contenti che anche con il nostro contributo si è creata questa grande manifestazione che porta una grande economia su questi territori. Al di là dell'economia immediata, il partenariato della BCC va oltre questi 5 giorni? Sì, sì, hai detto bene, la nostra banca si è impegnata con la Proloco, con il sindaco, con le autorità del territorio, perché non si fermi a queste 5 serate, ma un contributo, un partner che potrà accompagnare progetti, eventi futuri, iniziative di qualsiasi genere, sempre per portare più economia e per sviluppare più questo territorio. Nicola Padula, sindaco di San Gregorio Magno, edizione 2018 di Baccanalia, maggior successo rispetto alle edizioni precedenti.
siamo all'ultima sera, riusciamo già a tirare le somme? Sicuramente possiamo tirare le somme e possiamo dire che è stato un successo strepitoso che oramai da anni si perpetua sempre di più, accresce sempre di più, vede accrescere sempre di più il numero delle presenze. Come dicevamo nella conferenza stampa qui ripresente all'inizio, abbiamo centrato l'obiettivo, una manifestazione questa che oltre a valorizzare, a far conoscere San Gregorio Magno, serve anche, come dire, da volano per tutte le attività e per tutto ciò che abbiamo nel territorio. Basti pensare che dal punto di vista della ricezione delle strutture alberghiere abbiamo impegnato un po' tutte le strutture alberghiere della zona, di tutti i paesi vicini, quindi questo, voglio dire, favorisce anche la conoscenza dei luoghi vicino a San Gregorio Magno. Per quanto riguarda l'aspetto più strettamente inerente a questa manifestazione, vabbè, siamo all'ultima sera, possiamo dirci senz'altro soddisfatti, tranne qualche piccolo episodio che è quasi fisiologico, una manifestazione che vede registrare come ieri sera oltre 15.000 presenze. Per il resto credo sia andato tutto bene, diciamo che i visitatori sicuramente avranno apprezzato la location, il cibo, le bevande somministrate, il vino, credo anche l'organizzazione, e ancora una volta voglio sottolineare il grande impegno, grande sforzo organizzativo della Proloco. Ringrazio le forze dell'ordine, stanno facendo un lavoro davvero notevole, i vigili urbani, i carabinieri, l'associazione carabinieri che è stata ingaggiata per queste serate, e ovviamente poi il ringraziamento maggiore va ai veri protagonisti di questa manifestazione, che sono i cosiddetti cantinieri. Una manifestazione che quest'anno ha visto il forte impegno della BCC Buccino e Comuni Cilentani, partner ufficiale, un partner che non spinge solo al banale contributo, ma addirittura a spingere affinché Baccanale sia la fucina di start-up e possa essere portata oltre i 5 giorni di agosto. Sì, come dicevamo nella conferenza stampa a cui hai assistito, nella presentazione di questa manifestazione baccanalia, la BCC Buccino Comuni Cilentani è stato il partnership di questa manifestazione, cioè un collaboratore, no, più che collaboratore, diciamo lo sponsor ufficiale, se vogliamo trovare un termine tradizionale. Questo partenariato non è limitato a questa manifestazione, ma sarà allargato anche ad altre attività che saranno messe in campo dall'amministrazione comunale e dalla Prologo, dalle associazioni di San Gregorio Magno. È un quartiere molto molto particolare, pittoresco, ha bisogno ancora di un po' di restyling? Certamente, diciamo che la maggior parte del lavoro di riqualificazione e ristrutturazione del borgo è stata fatta 3 anni fa, c'è ancora da fare, ci sono alcune cantine che non sono state ancora recuperate dopo il sisma del 1980, ci sono da restaurare un po' anche le facciate di diverse cantine in modo da rendere il paesaggio ancora più omogeneo dal punto di vista dell'impatto visivo. C'è da fare ancora tantissimo, però molto è stato fatto, ecco, possiamo dirlo. Quindi ci aspettano delle edizioni future ancora migliori. Certamente, lo speriamo. Speriamo che le presenze aumentino sempre di più, ovviamente proporzionalmente aumenta anche, voglio dire, il rischio che è connesso a una manifestazione come questa, che ogni anno vede contare sempre un maggior numero di presenze. Però ci sforzeremo ancora di più per rendere ancora più sicura ed accogliente questa manifestazione.